Salve a tutti e bentornati su Paper Mario, il portale millenario. Allora, dovrei dire una cosa, ovvero, se vedete qualcosa di diverso in questo episodio, è perché praticamente per qualche motivo, i salvataggi hanno avuto qualche problema. Non ho la minima idea di cosa è successo, ma non mi ha salvato i progressi che ho fatto nello scorso episodio, quindi ho dovuto rifare completamente tutto ciò che ho fatto nello scorso episodio. Ovviamente senza video. Quindi sì, se vedete qualcosa di diverso come... grazie. Come per esempio questo che non avevo preso. Sapete il motivo. Buttiamo via il fungo secco. No, ho sbagliato. Anzi no, va bene, almeno ci curiamo un po'. Perfetto. Quindi siamo in posizione 15 in classifica. Andremo un po' avanti quest'oggi. Match ufficiale. Parliamo con Guns. Bene, Gonzalez, si sei deciso a combattere. Questa volta incontrerai la posizione 14 in classifica, i 4 ladroni di vittorie. Ascoltami bene, in questo match devi subire danni per almeno 3 volte. I match facili non piacciono a nessuno, non è così? Buona fortuna, Roccia. Ok, è molto importante allora avere lei, perché almeno so quanti punti di vita hanno e se posso effettivamente colpirli oppure devo aspettare. Andiamo. Una cosa che ho notato che è particolarmente utile in questo capitolo è il multisalto, o come si chiama, quello per fare i salti in successione sui vari nemici. È estremamente utile. E ora il match fra il giustiziere degli inferi, Great Gonzales, e le canaglie sanguinarie, i 4 ladroni di vittorie. Non perderemo. Non riuscirete neppure a vedere le nostre... Non ho letto perché per sbaglio ho schiacciato. Ok, finora gli unici che ci hanno attaccato prima del gong sono stati i primi. Chissà se anche il campione farà così. Mi sembra almeno... mi sembra alquanto probabile. Ok, dunque, tecniche, enciclopedia. Cambia qualcosa? Ah sì, perché furfo e mega furfo. Cominciamo col mega furfo. E vai. Ok, avrò modo di analizzarli entrambi probabilmente. Punti vita 8, wow. Praticamente è quello che insegna il mestiere ai furfi. Ha un massimo dei tuoi punti vita, la potenza 3 e la difesa 0. A differenza di furfi non ruba solo monete ma anche... Ma se usi difesa con successo quando viene la carica non ti ruberà nulla. Se ti è rubato qualcosa di importante eliminalo subito, altrimenti scapperà. Scapperà? Ok. Non me l'aspettavo. Potrebbe essere una pessima idea, ma proviamoci. No, ok, 2 danni, è pochissimo. Bene. No. Ok. Ok. Perfetto. Mi ha fatto molto male però, cavolo. Facciamo una cosa. Vorrei analizzarli ancora una volta per vedere quanti punti vita hanno. Vediamo. Ok. Un furfo punti vita 5, cavolo. Ne hanno un po' di punti vita. Ok, se ti carica... Sì. Ok, se ti difendi bene, vedere il suo viso sconsolato. Se lo sconfiggi subito, anche se ti ha rubato le monete, le riavrai indietro. Ok, mazzapicchio. Cosa posso usare? Non saprei. Multisalto, forse direi multisalto. Proviamo. 1, 2, 3, 4. Non ha fatto un granché, ma... possiamo dirci soddisfatti? Tanto lui adesso dovrebbe scappare. Ok, abbiamo un nemico in meno. Ok. Ok. No. Però non mi ha rubato niente, strano. Ok. Lei ha pochi punti vita. Multitestata. Vediamo contro chi possiamo usarlo. Contro di lui, direi. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, va bene. E adesso facciamo... Non posso perché ho esaurito i punti. Bene. Salto e basta. Un po' brutto ma pazienza. Cavolo, sarei dovuto andare contro l'altro perché 4 erano abbastanza. Vabbè, troppo tardi. Ok. E tranquillo, adesso sopravviverai. 1 e 2. Perfetto. 8 punti stella ottenuti, forse è il massimo che abbiamo mai ottenuto. Banalmente. Ma ci sta. Il vincitore Great Gonzales.
Ok, il prossimo upgrade prendo sicuramente la vita. Se compenso in monete ancora 10, immagino che adesso saranno sempre 10. Ok, posizione 14. Quindi adesso a chi tocca? Prima di... Allora, intanto devo dormire sicuramente per rifornirmi un po' di punti vita. Ma... Già hai notato anche tu? Era giusto come ho detto? Non lo so. Nel bar dei frullati a Oolong c'è una ragazza bellissima. Un giorno di questi vorrei proprio andare a salutarla. Magari ci incontriamo lì. Ok. Macho, Kuppa, quello che sei. Vedere la classifica. Noi siamo al posto 14. E sopra di noi ci sono gli apocalittici. Oh no. Sono i nemici del bosco misterioso. Quanto odio i nemici del bosco misterioso. Andiamo a dormire. Sì. Ok, grazie mille. Adesso, che ci conviene utilizzare? Spirou, Cupaldo. Non saprei. Cominciamo con lei, che almeno vediamo se abbiamo qualcuno da analizzare. Se non ci rimane nessun altro, boh, semplicemente cambieremo personaggio subito dopo. Questa volta incontrerò le posizioni 13 in classifica agli apocalittici. Non devo usare oggetti. Intanto non li uso quasi mai, però va bene. Deve confidare nella propria forza. Assolutamente. Ok, va bene. Intanto possiamo magari cambiare qualche tessera. Mezzo danno, potenza, più compagni. No, ok, no. Vediamo che cosa cambia adesso. Ok, proviamo a sentire adesso le host nuove, non quelle per l'originale. Tanto comunque ho già un po' sentito per un bel po' di episodi, quindi può starci. Ed ora il match fra il giustiziere degli inferi, Great Gonzales, e i messaggeri del male, gli apocalittici. Ok. Quanto odio questi tizi. E battiamo il gong! Dunque, vediamo chi dobbiamo. Ah, vero, il ragno è sopra. Evitate di usare oggetti. Oh, sì, assolutamente, via. Vattene. Perché quella è una lattina e le lattine non le vogliamo. Sì, dobbiamo ancora analizzare tutti, bene. Enciclopedia, direi prima di vedere il ragno perché è quello più pericoloso, forse. Bene. E punti vita 5. Un massimo di 5 punti vita, la potenza è 2, la difesa è 0. Oltre alle sue varie tecniche di combattimento, lancia 3 pallette di tela consecutivamente. Mi raccomando, tieniti pronto a usare difesa. Anche i fufini hanno paura degli sragni. Basta che ne vedano uno e scappano a gambe levate. Ok. Allora, se facessi sisma attacco, lo prenderei lui? No, non prenderei nessuno, quindi non conviene assolutamente. Conviene piuttosto fare il super salto. Sì, il super salto. Contro di lui. Uno e... Gli ho fatto già 6, perfetto. L'abbiamo eliminato, non corriamo più rischi con lui. Perfetto. Devo smettere di dire perfetto. E oh no. Allora, potrebbe essere una pessima idea. Proviamo ad analizzarlo prima di colpirlo. Tanto per sicurezza. Bene. E punti vita 3, non ne ha tanti. È un nube scuro, è un mostro a forma di nuvola temporalesca. Ha massimo 3 punti vita, ok. A volte accumula l'elettricità e allora è meglio non toccarli, immaginavo. Quando accumula l'elettricità lancia i fulmini. Ti conviene distruggerlo al più presto. Come faccio se non lo tocco? È un'ottima domanda. Intanto andiamo con il mazzapicchio contro di lui. Sì, mazzapicchio, vai. 1, 2, 3 e... Perfetto, quindi adesso ci rimane solamente lui. Ok. Aia, vabbè, non sono neanche troppi punti vita in realtà che ci ha tolto, ma pazienza, annientiamolo con Mario, tanto perché almeno ce l'abbiamo subito qua. Uno e... Bene, vai. Ok, non so come abbia fatto a mancarlo, ma fa niente.
vincitore Great Gonzales. Ok, 12. No, adesso aumenteranno di poco, però aumenteranno. Soddisfatto le condizioni, sì, forse riusciamo ad arrivare in Lega A. Lo spero vivamente, non ne sono sicuro, ma lo spero. Ciao. Sai, stavo pensando di abbandonare il ring. Non mi offre nessun futuro. Ho deciso che il prossimo sarà il mio ultimo match. Mi spiace, mi mancherai, ma è un passo che devo fare. Gonzales, non ti dimenticare di questo ardone di cupa che sono. Ok. Va bene, come vuoi. Vedere la classifica. Adesso, contro chi dobbiamo andare? Il trio dell'alta solidità. Loro. Bene. I bombardieri feroci. Credo che loro li avessi già analizzati una volta. Los Hermanos. No, forse avevo analizzato loro, ma non loro. Vediamo. Ci mancano solamente due battaglie comunque prima di arrivare in Lega A. Quindi forse ce la possiamo fare. Match ufficiale. Bene, Gonzales, si è deciso a combattere. Questa volta incontrerai la posizione 12 in classifica e il trio dell'alta solidità. Ascoltami bene, in questo match devi usare le tecniche speciali almeno una volta. Il pubblico impazzisce se vede le tecniche speciali. La lotta è libera e anche show. Buona fortuna, Roccia. Le abilità speciali sono quelle semplicemente che mi richiedono i puffi, giusto? In teoria dovrebbero esserlo. Adesso lo vediamo comunque. Altrimenti se è il sisma attacco... No, non è il sisma attacco, è il... astromoto è ancora meglio. Ok, si piegano ma non si spezzano, il trio dell'alta solidità. Ok. Ritorniamo in briscia le menchi non si dica. E battiamo il gong. Un fisico da ventenni, dicono, eh? Ok. E... sì, non credo di averli mai usati. Allora. Sono queste le speciali, ok, va bene. Però prima preferisco vedere... Aspetta. Allora, in realtà non ne sono sicuro. Forse mi converrebbe provare a fare una cosa un po' stupida, però ci dobbiamo provare. È un iper teschiosso, anche questo è un mostro di pietra, come teschiosso e teschiolito. O teschiolito. Ha un massimo di 3 punti vita, potenza 2 e difesa 2. La versione iper perché può accumulare potenza fino a un valore di 8. Non ha molti punti vita, ma è durissimo ed è insensibile al fuoco. Mi usare gli oggetti, sconfiggerlo prima che accumuli potenza, o no? Ok, non è una buona cosa. E intanto direi di provare ad andare di mazzapicchio. Almeno vediamo se è questo. Ah, questo che si riferisce con le speciali. No? Ok, bene. Va benissimo. Oh no. Non è una buona cosa. Quindi ci conviene immediatamente usare le tecniche speciali. Quindi andiamo speciali. Astromoto, possiamo farlo. Quindi... proviamoci. Dobbiamo concentrarci per fare il momento giusto. Perfetto, non poteva andare meglio di così. Toglie automaticamente 6 indipendentemente dal nemico che abbiamo di fronte, bene. Ok, buono a sapersi. Posso dire che preferisco la host dell'originale? Però forse mi devo solo abituare. Vediamo. Vediamo come prosegue la cosa. No, sì, devo decisamente andare a 20 per questo, mi sa. Mi sa che conviene tantissimo. Ok, però per il prossimo devo aumentare sicuramente i punti qualcosa, i punti, se non sbaglio, si chiamano così. Ok. Il vincitore Great Gonzales, bene. E adesso ci mancano solamente le bombe, in teoria.
12 monete, grazie. Apprezzo. Siamo quasi a 300. Ci manca una singola moneta per arrivare a 300. Bene. Ok, arrivederci. Sì, a rifetterci, come ti pare. E vieni di nuovo da noi, il Koopa? No, se n'è già andato. Ok, va bene. Allora, andiamo qua. Match ufficiale. E... bene, Gonzalez, sei deciso a combattere. Sì, bombardieri feroci. In questo match non devi usare i salti. Oh no. Non è una buona cosa. Allora, andrei a dormire. Tanto per sicurezza. Che almeno ho tutti i punti fiore pronti. Eccoti. Ci hai messo un po' ad arrivare, visto che ho avuto il tempo di dormire. Ok, andiamo. Almeno posso usare il mazzapicchio e il sismattacco contro le bombe. Non posso usare neanche un salto, quindi non so se con lei posso farlo. Nel dubbio non ci provo neanche. Mine vaganti, ha senso. E ti bombarderemo con esplosive tecniche omicide. Bene. Immagino che la gara o la battaglia di esibizione sia semplicemente di affrontare questi personaggi. Cioè, insomma, quelli che abbiamo già affrontato. Tecniche e enciclopedia, vai. E... credo sia un boom normale. Sì. Punti vita 4, ok. Subisce danni e si arrabbia. Dopodiché nell'attacco successivo carica... ed esplode infliggendo dei danni molto pesanti. Inoltre, quando è arrabbiato esplode al minimo urto, quindi è meglio non attaccarlo direttamente. Preferibile attaccare a distanza, per esempio con un martello o con qualcosa di duro come un carapace. Ah, in quel senso, ok, va bene, ho capito. Quindi prendiamo questo, sismattacco. Speriamo di fare abbastanza danno. 2. Pessima cosa, pessima, pessima cosa. Perché adesso esplode e ci distrugge. Ok. Ah, così proprio. È stato molto più facile del previsto. Ok, va bene. Forse non è stata una pessima idea, dopo tutto. Perché tanto possiamo dormire e recuperare tutti i punti vita. Ok. Non è vero, non siamo ancora in Lega. Ci manca un combattimento per arrivare in Lega. Va bene, ci vogliamo arrivare oggi, ma sì, il tempo ce l'abbiamo. Ok, grazie, sì. Arrivederci, addio. E Bobomba, vieni a parlarmi? Sì. Senza Macho Koopa, chi mi dirà come conquistare una donna? Boom. È la vita, i forti rimangono, i deboli se ne vanno. Non fare l'insensibile, tanto lo so che manca anche a te. Li doppiati male probabilmente, ma pazienza. Questo è suo spogliatoio. Oh no, c'è uno nuovo? Perché? Se mi piace questo ritamaglio. Ok. Ah, è quello che dice a tutti, bene. Con l'istante pronto per un match si connetta al PC. Il capo decide contro chi combatte. Sì, ho capito. Ok. No, ci ho pensato in effetti, però non avevo collegato che... va bene. Swoopistrex. Swoopistrex. Ok. Va bene. Goomba Bros. Ah. Va bene. È carina come cosa perché ci mostra che effettivamente dice la stessa cosa a tutti. E quindi non ha personalità perché tutto ciò che dice è già... su copione tecnicamente. Ma pazienza. Va bene, sì, sì. Vorrei andare anch'io. Scusami. Ciao Swoopistrex. Swoopistrex, comincia il match, mi segua. Ok, va bene. Perché non posso saltare le cutscene o i dialoghi più inutili? Che senso ha che non possa farlo? Ok, va bene. Va bene. Immagino che Macho Koopa lo troveremo fuori da questo posto. Match ufficiale.
Non so contro chi saremo. Probabilmente sarà abbastanza ardua. Cioè, un po' più ardua, però vediamo. Posizione 10 in classifica, Los Hermanos. La tua ascesa verso la Serie A è irrefrenabile. Mostrami cos'è la classe, non deludermi, ragazzo. Ascoltami bene, in questo match dovrei usare una tecnica di un compagno almeno una volta. Il pubblico adora il lavoro di squadra, quindi non vedrà l'ora di assistere alla prudezza del tuo compagno. Buona fortuna, Roccia. Ok, direi che possiamo andare. Gonzalez, comincia il match, mi segua. Va bene, primo match della Lega A. Allora, a questo punto mi sa che mi conviene andare di enciclopedia e poi cambiare immediatamente, perché non conviene usare, non conviene così tanto usare il suo attacco alternativo. Il grande evento di oggi è l'incontro che deciderà se il temerario Great Gonzalez passerà in Serie A a sfidarlo Los Hermanos. Per primo sale sul ring il giustiziere degli inferi, Great Gonzalez. Perché così? Non mi convince. Great Gonzalez, come ti senti oggi? Perfettamente. Siamo sul normale. Oh, avete sentito, signore e signori? Meglio non farla arrabbiare. Allora, devo pensarci. Devo pensare bene alla farsi. No, non conviene assolutamente usare lei. No, sì, mi conviene prendere Cupaldo perché è l'unico che effettivamente non si può far male. Le do con un pugno di polvere, li impasto con l'acqua e li uso come calce. E poi il personaggio aggiunto, tornate a casa da quella testa di gesso di vostra madre a giocare col NES, mostruosi smidollati. Delle battute un po' audaci, ma vediamo. Oh no, allora. Ma noi gli diamo una lezione così convincente che non lo dovranno raccogliere con cucchiaino. Che lo dovranno raccogliere con cucchiaino, quello. E un'ultima cosa. Smidollato sarai tu, hai capito? Smidollato! Puoi anche non immaginare ciò che hai detto. Sei finito. Contro le nostre possenti teste appuntite non esiste alcuna difesa. E tu invece cos'hai per contrattaccare? Un paio di baffoni? Non doneranno su quel mucchio di ossa che sta per diventare la tua faccia. Molto espliciti, devo dirlo. Bello il frame rate degli spettatori dietro. Per sbaglio ho premuto un tasto sul controller che lo fa completamente impazzire, quindi sì, se l'ho mandato avanti troppo in fretta non è colpa mia, perdonatemi. Se vinciamo questo match siamo in Serie A, mettiamocela tutta. Vediamo di cosa siete capaci. Perché loro stanno combattendo contro qualcuno di Serie B, ora che ci penso? È un po' strana come cosa. Usa una tecnica di un compagno almeno una volta. Ok. Allora, tecniche. Enciclopedia. Vai. Ah, tutto qui? Non ho capito. È un test scritto beta. Punti vita 6? Oh no. Difesa sconosciuta. Sono praticamente invulnerabili. Sono talmente solidi che niente può danneggiarli. Forse metterli uno contro l'altro potrebbe essere una soluzione. Oppure anche la fuga dovrebbe funzionare. Non penso di volerlo fare. Esorcistici smattacco? Potrebbe funzionare? Credo che possa funzionare. Anche perché non so quanto possa essermi utile. Cioè, non so come fare a metterli uno contro l'altro, più che altro. Ok. No, ok, ci ho provato ma non conveniva farlo. Allora, oggetti. Vediamo, panino, gira tutto. Potrei farlo. Potrei effettivamente farlo. Va bene. Ok, sono confusi. Martello. Facciamo di nuovo il sisma attacco. Magari gli cade qualcosa in testa. Vediamo. Non so. No, ok, non sembra. Ok. Mentre li facevo. Ok, no. Mentre li facevo l'episodio, stavo dicendo. A quanto pare sono riuscito a farlo per la prima volta. I nostri attacchi non funzionano. Forse questa è una buona occasione per tentare la fuga. Perché fuggire? Che senso ha? No, cambiamo. Tattiche, cambio. Occupando. Spirou, assolutamente Spirou. Forse non è stata una grande idea, però ci proviamo. Funscalation, Ultrafungo, Gigagurt.
Mister Mini. Non lo so. Effettivamente non saprei perché non so se posso diminuire la difesa a qualcosa che è letteralmente invulnerabile. 1, 2, 3 e... Beh, ho sbagliato. Ok, pazienza. Ok. Dunque, vediamo lei cosa può fare. Bacio viscerale. Potrei provarci. Ok, gli ho rubato qualcosa? No, ovviamente no. Ok, sisma attacco di nuovo. Sto sprecando tantissimi punti, ma fa niente. Magari qualcuno adesso va a sul ring a fare qualcosa, non so. Dunque, che cosa possiamo fare? Non mi viene in mente nient'altro. Non possiamo scappare, non ha il minimo senso scappare. Folata. Non posso. Non servirà mai assolutamente a niente. Quindi starei solo sprecando punti. Però proviamoci. No. Ok. Mi sa che mi conviene scappare. Non vorrei farlo. Non voglio farlo. Però se non c'è altra soluzione, non saprei cosa fare. Onestamente. Ok. Adesso mi scambio per forza perché altrimenti è un problema. Perché io mi sto curando ma lei no. No, non scappiamo. No, non scappiamo ancora. Martello, martello, martello. No. Ah, mi è venuta un'idea. No, non questo. Questo. No, non posso farlo io. Cioè, non può farlo lei. Ok, cambiamo. Mettiamo difesa. Mettiamoci in difesa. La difesa è aumentata di uno. No. No. Ok. Dunque, no. Questa speciali. No. Astromoto. Proviamo a vedere se funziona. Di solito funziona con tutti. Non sono sicuro che con loro funzioni, ma ci proviamo. Ok, vediamo. Per favore. No, non fa il minimo danno. No, dobbiamo scappare per forza. Non saprei cosa fare. Non ho davvero idea di cos'altro fare. Proviamo così, però. Boh. No. No. Mi sa che è l'unica in effetti. Proviamo a fuggire. Tanto nel caso possiamo rifare la battaglia. Poi non ci sono problemi riguardo. Però, boh. Allora, con gli esami di azione se deve trovarci. Non saprei, ci sto pensando. Adesso in posizione 11, ok. Quindi... Sembrano imbattibili. Che possiamo fare? Salve. Che peccato, Gonzales. Va a fare una passeggiata per uno. Ti tirerà su. Ho sentito dire che la banca dei panini assortiti vende un nuovo panino fatto con un uovo strano che viene da un'isola del sud. Ok. Va bene. Allora, intanto riposiamoci perché almeno recuperiamo i punti vita. Per oggi penso che non possiamo fare nient'altro. Quindi, penso che si senta l'ambulanza, mi scuso. Quindi, nella prossima parte di Paper Mario il portale millenario, Paper Mario Thousand Year Door, quello che preferite,
Proveremo ad andare in giro per Oolong, immagino. Quindi sì, alla prossima.